Ciao ragazzi, questo è un video di comparazione fra Norvina. Allora, questa è l'originale, questa è quella cinese, come vedete quindi le scatole sono un po' diverse. Questa è quella originale, questa è quella cinese. Allora, allora, le ho aperte innanzitutto. Questa è quella cinese. Come vedete i colori sono tutti un po' vedete tutto già un po' sporco eccetera. Quindi ok, si guarda anche quello. Questa invece è quella Anastasia Beverly Hills, quella originale, si capisce già da qui che si ha qua per aprire. E qui già è molto più pulita, io ancora non l'ho usata, la sto usando adesso per farvela vedere. Allora, colore per colore, i colori hanno lo stesso nome, però vi faccio vedere prima il colore cinese e poi il colore originale. Iniziamo con il più chiaro, che è Dreamer. Questo è quello cinese, come vedete è più bianco. Questo qua invece, come vedete, è almeno a me piace di più quello originale. Perché mi piace di più quello originale? Ha più carattere. Poi adesso partiamo con Summer. Ecco qua, Summer è un oro più chiaro, questo è un oro più marcato. Questi mi piacciono tutti e due, devo essere sincera, non c'è uno che mi piaccia meno di più. Mi piacciono tutti e due. Poi Wild Child. Bellissime, bellissime. Mi piacciono tutte e due. Quindi non so dirvi quale mi piaccia di meno, mi piacciono tutte e due. Però devo essere sincera. Questo, come vedete, è un po' sfarinoso, vedete? Ed è quello di Anastasia, quello originale. Poi andiamo con Rose Gold, il bronzo. Qua pure mi piacciono tutte e due, però come vedete sono due colori differenti. Questo è più rame, questo è più marrone, è un rame con più marrone. Mi piacciono tutte e due, non posso dire quale mi piaccia di più. Poi veniamo a uno di quei colori in cui io speravo di più e si chiama Celestial.
come dire, questo è quello cinese, questo è quello di Anastasia. Meraviglioso questo, questo non è male, ma questo è spettacolare. Vedete tutte le perline, spettacolare. Poi, andiamo con Dazzling, che è un altro oro. Vedete, anche qua si nota la differenza. Questo è più oro, questo invece è più marrone. Mi piacciono tutte e due, però. Devo essere sincera. Però questo è per farvi capire, comunque, questo video e altri video di comparazione, che prendete un prodotto cinese, in realtà non è quello originale, perché è da dire, perché comunque i colori lo state vedendo che sono diversi comunque. Allora, questo è Drama, quello cinese, questo è quello originale di Anastasia. A me personalmente questo colore non piace, piace di più questo, però questo da parte sua e non è facilmente prelevabile, nel senso che per avere questo risultato l'ho dovuto prelevare 3 volte, quindi tanto per intenderci. E andiamo con base o base. Ecco, questa è una palette cinese, come vedete manco scrive. Vediamo, in Anastasia si scrive, sì. In Anastasia scrive, però per me è una cagata. Nel senso che per me questo è troppo chiaro. Magari si può usare solamente, come dire, per correggere qualche cosa. E vabbè. Poi proviamo Soul, che è l'altro viola. Ecco, allora qua preferisco nettamente quello originale, che è questo. Questo è un viola molto spento. Questo, diciamo, non è un viola, è un blu oltremare, però è molto meglio come tonalità di colore ed è molto meglio perché scrive bene. Questo qua invece scrive una mazza, come potete vedere. Ed è anche più duro da prelevare, quindi ha quello cinese assolutamente. Poi Incense, che è un marrone. Questo qua è un colore che in tutte e due le cose mi fa cagare. Perché mi fa cagare? Perché non mi piace proprio il colore. Però quello cinese è un colore molto più chiaro. Questo qua è più scuro e ed è molto più marrone, però non mi piace comunque. Sembra il vomito di un cane. Vabbè. Poi veniamo a un bel colore, diciamo, ha un bel nome sto colore, Love. Solo che nella palette cinese è un rosa, che neanche scrive bene. Vedete che neanche scrive bene, l'ho provato 2 volte. Vediamo un po' quello di Anastasia Beverly Hills. Ecco, questo già scrive meglio, molto meglio, molto meglio quello di Anastasia, sia come colore sia come scrivenza. Poi Volatile, ecco, questo e un altro marrone. A me i marroni non mi piacciono. Anche qua quello cinese scrive poco. Scrive meglio quello di Anastasia ed è pure più facilmente prelevabile, però
A me piacciono i colori, vabbè, ma questi sono problemi miei. Anche se continuo a dire che sono il vomito di un cane. Poi Eccentric, anche lui è un altro marrone. Perché nelle palette di Anastasia, colore predominante marrone. E io mi domando sempre, ma ci va in bagno sta gente per mettere il marrone pure nelle palette? Qua. Scusate, io lo dico come battuta perché, diciamo, mi viene da sfottere. Mi viene da sfottere. Comunque, anche per questo, per quanto riguarda questo colore Eccentric, è molto meglio per quanto riguarda la stesura quello originale. Poi Passion, che anche lui è un marrone però molto più scuro. E anche qua alla fine si è visto che tutti i marroni della palette di Anastasia comunque funzionano meglio rispetto agli altri della palette cinese. Quindi diciamo c'è una differenza di fondo che è la qualità, sia per quanto riguarda la stesura e sia per quanto riguarda proprio la bellezza dei colori, quindi non possiamo di niente. Io vi direi compratevi di più questa, quella originale, che in pratica è quella con la linguettina e la e la scatola viola. Ho un fucsia viola, perché questo è più un fucsia quasi. Ah, vedete tutti questi colori, sto diventando daltonica. Vabbè. Poi devo fare un altro video con le due palette della Urban Decay. Io sto aspettando e non vedo l'ora che arrivi. Abbassa che si spicciano. La palette Cherry Blossom della Urban Decay. Ok, e con questo tutto vi saluto, alla prossima. C'è un altro po' di roba da mostrarvi, eh. Borsette, eccetera. Vi devo far vedere alcune borsette della collezione che sono molto belle. Ho visto una borsetta con disegnati melograni. Mi sa che forse la conoscete anche voi. E di un marchio italiano, la Gabs. Mi piace un casino quella borsetta. Ho visto la borsetta della Geisha, quella della Desigual, però non c'è nel negozio Desigual perché si vende su desigual.com, non sul .it, quindi il negozio Desigual normale non ce l'ha. Ali mortacci loro. E invece gli altri ce li hanno, gli altri negozi. La voglio prendere. E ci sono anche altre cose che non hanno. Io ho visto il Desigual ad Arese, cazzo, non c'è una minchia. Ma veramente. Mi devo staccare le orecchie. E mi prenderei queste borse. Ci andrei dal negozio di Desigual e dico, questa è tua. Perché cazzo non ce l'hai? Ah, bruttissimo stronzo. Ah. Mi fanno incazzare perché dico, cacchio, sei un monomarca, dovresti avere tutto, anche quello e anche il punto com dovresti avere. E loro quando però ti guardano, loro vabbè, per certi punti di vista sono molto gentili perché ascoltano le critiche, non so se le riferiscano, però ascoltano le critiche. E io quante volte che continuo a dirlo, però quando vuoi ordinare una borsetta poi dopo vedono e non c'è quella borsetta. Perché guarda il punto, io la cazzo, guarda ma il punto com, porco zio. E invece mi sa che là forse non possono andare. Vediamo se riusciamo a trovare. E con questo vi saluto, ciao a tutti.